Anduma Show oggi inizia con la poca voce che mi è rimasta, perché ce l'ho messa tutta per urlare. Naturalmente è stata veramente una grande partita con il capitano Jacopo Botto, ci hai fatto anche spaventare perché alla fine abbiamo visto che hai avuto piccolo infortunio, tutto però risolto. È stata una sofferenza, però abbiamo portato a casa una grande vittoria, Jacopo. Sì, eravamo dentro fuori, quindi adesso ci siamo creati un'altra occasione per tornarci a giocare un'altra partita qua. Sarà ancora più difficile, ma insomma l'obiettivo era ritrovare anche una vittoria che ci dà anche un po' di morale, e adesso domani riposiamo e poi ci prepareremo per giovedì. Eccolo qua il capitano, è giusto che c'è questo urlo, Jacopo, e dunque si può andare a vincere a Reggio Emilia. Questa, io l'ho sempre detto, è una squadra alla nostra portata, una squadra impossibile da battere. No, cioè guarda, anche se l'altro giorno abbiamo perso male, abbiamo dimostrato il primo set che possiamo giocare ad altissimo livello, quindi sappiamo che sarà un campo molto difficile perché è un campo molto molto più piccolo di questo, ci sarà il pienone, sarà caldo, ma dovremo mantenere la concentrazione e la testa, cosa che in gara 2 abbiamo un po' perso. Bene, grazie Anduma naturalmente. Anduma. Per vincere a Reggio Emilia, grazie al capitano, e continuiamo con le nostre interviste. Anduma continua, tra poco avremo anche il tecnico ovviamente della Cuneo Volley, Roberto Sergnotti, ma prima Roberto Dalmazzo, che è il sindaco di Lagnasco e oggi è qua con noi per una bella iniziativa che è un'iniziativa del FAI a favore dei castelli e di un castello anche ovviamente che si trova a Lagnasco. Oggi, grazie al QR code che si trovava proprio sul librettino che è stato consegnato un po' a tutto il pubblico, a tutti i tifosi, si poteva votare per questo castello, no? Esatto, grazie Mario per questo spazio. I castelli di Lagnasco sono stati candidati a luoghi del cuore FAI, la Volley Cuneo sta sostenendo appunto questi castelli, abbiamo bisogno del voto di tutto il Piemonte, abbiamo bisogno di tutti i cuneesi e in particolare dei tifosi del Volley Cuneo per dare visibilità ai nostri castelli e così sperare di poter intervenire e riaprirli. Quindi grazie a te Mario, grazie al Volley Cuneo e votate sui luoghi del cuore FAI i castelli di Lagnasco. E grazie a te che sei un grande tifoso anche della nostra squadra. E chiudiamo con un grande Anduma. Anduma! Grazie. Anduma Show si conclude con il tecnico della Cuneo Volley, Roberto Sergnotti. Abbiamo sofferto tanto e si sente perché non ho più voce, però è stata una sofferenza premiata perché è stata una grande vittoria. E dunque questa vittoria ci porta ancora a sognare, Roberto. Sì, ci meritavamo di non perdere in 3 partite davanti ai nostri tifosi che oggi sono stati veramente eccezionali e sono stati il giocatore in più. Abbiamo fatto un'ottima partita e siamo arrivati bene il quinto set, nonostante si giochi veramente con una temperatura molto alta a cui non siamo abituati. Adesso abbiamo 3 giorni per recuperare, per andare a giocare una gara 4 con l'obiettivo di giocarcela e di portarli alla quinta. Ecco, diciamo che adesso ci concentriamo per questo incontro importante a Reggio Emilia. Non è finita, Roberto, e credo che forse questa vittoria possa dare veramente morale anche alla squadra. Sicuramente. È stato bello anche in questi giorni, insomma la società ci è stata vicino, Gabriele ci è stato vicino e insomma il gruppo non era morto e l'abbiamo dimostrato, abbiamo avuto qualche problema a chiudere, ma per fortuna siamo rimasti in gara, abbiamo battuto a Reggio che quest'anno nei tie break li ha vinti quasi tutti e quindi dà un valore in più a questa vittoria. Grazie Roberto, Anduma naturalmente a Reggio Emilia e in bocca al lupo per questa partita. Grazie Anduma.